l'apertura di questa kermesse unica del suo generale e perciò originale. Porto il saluto del sindaco Andy Monocera, impegnato altrove, e dell'amministrazione comunale, che ha patrocinato la kermesse che si pone l'obiettivo di valorizzare una produzione agricola tipica che trova ampia diffusione sul nostro territorio, che permane di gran lunga agricolo e vocato alla produzione dei frutti della nostra terra, tra cui oggi anche la zucca. Viviamo un periodo di grande crisi e di estrema difficoltà per l'intero comparto agricolo, che sembra riprendere quota a causa di politiche sbagliate a livello comunitario, accompagnato dal lievitare continuo dei costi di produzione, che hanno finito per gravare unicamente sul piccolo agricoltore, con la conseguenza diretta di determinare la chiusura di tantissime aziende locali e quindi una perdita in termini di qualità con gravi ripercussioni occupazionali ed economiche sul nostro territorio, caratterizzato storicamente da coltivazioni di particolare pregio. Just bought me a great lawn ticket, I'm gonna use it at 4 p.m. So you can call your secret love and tell the news to him. You thought your little romance was on the strict QT. So if you want your freedom, PDQ, divorce me, COD. I won't be round to hear you cry, I'm Texas bound. And by and by, you can reach me down in Dallas, General Delivery. So if you want your freedom, PDQ, divorce me, COD. Degli eventi di oggi e quindi stare bene insieme, socializzare, costruire qualcosa di importante che ci possa in questi giorni dare un momento di sorriso, ma soprattutto vogliamo proiettare questo passato e questo presente nel futuro, sperando di creare delle occasioni, di creare delle opportunità che, come giustamente diceva l'assessore Pianta, possono anche essere foriere di nuove economie, di nuove ricchezze, di nuove posti di lavoro. Vorrei dire tante cose, perché comunque vivere l'organizzazione di questo evento ti porta a vivere tante emozioni, a volte ti porta ad avere momenti di abbattimento. Ovviamente io ogni tanto venivo ripreso perché mi presentavo sempre puntualmente agli appuntamenti, è vero, è onesto. A proposito, Michele, la gente tra te solitamente non sono bugiardo. Un ringraziamento lo devo fare, e lo devo fare al cuore dei società da prologo, ma soprattutto al cuore della gente di Tagliuri. La cosa grande di questo evento è che io per la prima volta sono stato fermato da persone che mai avevano partecipato all'attività della Prologo e mi hanno detto: Presidente, che ti serve? Presidente, stiamo con te. Presidente, noi possiamo fare questa cosa, ti serve? E questo penso che è stato il grosso successo di questo evento. Però adesso mi vado ad organizzare i ringraziamenti a tutti gli altri. Allora, amiche e amici di Verde Matese, siamo in Dragoni. Buongiorno, stiamo parlando con Vincenzo Italiano, responsabile della Prologo di Dragoni. Questa prima edizione, da A alla Z della zucca, come è mai nata questa idea proprio della zucca? C'è qualcosa di radici, di particolare qui in questo posto a Dragoni? Ma guarda, ti dirò subito, ecco. È nata tutta da una competizione che amatoriale tra amici dal bar. Però abbiamo intensificato ricerche del territorio, abbiamo sviluppato il progetto per questa manifestazione, per ritornare un attimino padroni del territorio
attraverso questo umile ortaggio. Certo. Quindi ci siamo impossessati di nuovo di quelle piccole fette di terreno che erano incolte, le abbiamo rivalorizzate tirando fuori questi ortaggi meravigliosi. Umili ma nello stesso tempo anche imponenti. Imponenti, sì, guardate queste, queste forme. Ma come si fa? Come il segreto? Beh, diciamo, il segreto sta nella genetica, nella genetica dei semi. Quindi le posso dire che queste zucche qui, ci sono qui, questa qua in particolare modo è un Atlantic Giant proveniente dal Canada, quindi il seme è un seme selezionato canadese, e chi ha selezionato per prima il seme è stato Howard Hill, 40 anni fa ha fatto questa genetica sui semi. Però poi ci vuole il colpo di fortuna, il pezzo di terreno giusto, le tecniche giuste, l'umidità giusta, le regole delle 3T, che è la cosa più importante. E come gara si va in base a cosa? Al per peso? La gara abbiamo identificato le zucche migliori, quindi diciamo che è una competizione a peso. A peso. Però c'è abbinato a questo concorso si andranno a valutare zucche del territorio, zucche strane, dalla forma e dai colori più particolari. Anche quelle più particolari ci sono. Grazie e buon proseguimento. Grazie, grazie a lei. C'è da dire che la zucca ha un potere molto saziante, in quanto per circa il 95% è ricca d'acqua, per cui è indicata nelle diete ipocaloriche. Ha solo 18 calorie per 100 grammi di alimento, è ricco di vitamina A, vitamina C e beta-carotene. In questo periodo quindi diciamo si presta bene anche per stimolare la produttività. In effetti è un alimento molto semplice, non possiede grandi proprietà nutrizionali. Infatti, oltre alla vitamina A, la vitamina C e il beta-carotene, è ricca di alcuni sali minerali, quali il fosforo, il potassio e il calcio. Come controindicazioni, in effetti, non ce ne sono più di tanto, in quanto proprio perché è un alimento molto semplice. In passato veniva usato per indicato nei trattamenti, diciamo soprattutto per chi ha problemi di infiammazione a livello intestinale, nelle enteriti, e in passato in effetti veniva consigliato anche nelle persone che soffrivano diciamo di insonnia o di problemi un po' nervosi. Però ovviamente è un alimento e quindi come tale ne va sempre consumato nella giusta moderazione, poi non è un farmaco che cura. C'è da dire, oltre alla zucca, proprio all'alimento di per sé, sono consigliati anche i semi di zucca. Essi sono più ricchi di vitamina A e vitamina E. E in passato venivano usati come vermifughi. In effetti, grazie alla curcumina che è contenuta nel seme, permetteva il distacco proprio del verme solitario. Anche i fiori possono essere consumati, essi sono anche ricchi di vitamina E e di ferro. In effetti la zucca, diciamo, oltre ad essere consumata, può essere usata anche come cosmesi, infatti la colpa totalmente schiacciata e con qualche manciata di seme sempre più grato, e anche qualche goccia di miele viene usata anche nella cosmesi come per combattere le rughe, quindi lenisce anche le scottature, quindi si presta a molteplici diverse proprietà. Dico perché anche la manifestazione di oggi in realtà, quando noi andiamo a valutare la zucca che pesa di più o la zucca più strana, in realtà andiamo a valutare aspetti dell'ortaggio che probabilmente ci sono dimenticati, quindi l'aspetto dietetico, l'aspetto storico, l'aspetto... E questo si riflette anche per chi l'economia del territorio poi in qualche maniera deve interpretare. Dovete pensare che da un punto di vista delle statistiche ufficiali non esiste una rilevazione sulla produzione di zucca, quindi noi sappiamo in realtà quanta zucca si produce in Italia, quanta zucca si produce, il fatto stesso che venisse utilizzata in tempi di carestia
a livello diffuso, la dice anche questa, abbastanza lunga. Dovete pensare, la cosa che più mi ha colpito, cercando di raccogliere un attimo le informazioni sulla zucca, è il fatto che esistono delle ditte specializzate che producono seme di zucca non alimentare, cioè esistono delle economie, delle aziende che si reggono economicamente producendo seme solo ed esclusivamente per la realizzazione di zucca ornamentale, cioè la zucca che va sulle tavole del mandire. Just bought me a great long ticket, I'm gonna use it at 4 p.m. So you can call your secret love and tell the news to him. You thought your little romance was on the strict QT. So if you want your freedom, PDQ, divorce me, COD. I won't be round to hear you cry. I'm Texas bound, and by, you can reach me down in Dallas, General Delivery. So if you want your freedom, PDQ, divorce me, COD.